All'ultimo secondo, all'ultimo respiro, la Famice Z Rugby Rovigo Delta espugna il Mirabello e porta a casa 4 punti importantissimi per l'umore, la classifica e ovviamente quella che è la confidenza in questo nuovo campionato di top 12 che vede la Famice Z Rugby Rovigo Delta risalire la china e mettere i puntini sulle i in questo inizio di stagione. Ne parleremo oggi all'interno di Rugby House con i protagonisti, rosso blu, con i giocatori che sono venuti a trovarci. Abbiamo Leo Mantelli, ciao Leo, benvenuto. Ciao, buonasera. E abbiamo Francesco Rossi, ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera. Allora Leo, insomma, voglio dire, ultimo secondo, piazzola, massima concentrazione, non ti sei preso nemmeno troppo tempo, dir la verità, e poi la calciata in mezzo. Sì, insomma, io penso che comunque il numero 10 è un calciatore, vive per questi momenti, perché... Quando va bene. Quando va bene. E quindi, niente, sono contento, ma sono contento per tutta la prova della squadra e che comunque... ha lottato fino alla fine e abbiamo portato a casa questa partita che meritavamo di portare a casa, quindi siamo contenti. Ecco, Francesco, per te una menzione pubblica di Umberto Casellato che dice: mi è dispiaciuto molto non inserire Francesco, se lo meritava, ma lì per lì ho tenuto quell'assetto. Quanto è stata dura vivere quei minuti guardando gli altri? È stata molto dura, anche perché io fremevo per entrare, per andare a dare una mano ai miei compagni, solo che comunque la vittoria non è solo dei 15 o dei 23 che sono scesi in campo, ma è di tutto il gruppo che si è allenato durante la settimana, quindi siamo tutti quanti molto felici lo stesso. Ecco, tanta felicità, tanta gioia con le vittorie che arrivano proprio così, no? Al photo finish, che come dicevo in fase di presentazione possono rappresentare un po' quel click soprattutto mentale, no? Un pre-season fatto abbastanza bene, le prime partite qualche chiaroscuro, insomma un'iniezione di fiducia importante. Sì, no, vincere era fondamentale contro Reggio Emilia, non era importante come, ma era importante farlo e ci siamo riusciti. Penso che sia, anzi, soffrire in questo modo forse ci ha fatto bene, ci farà sicuramente bene per il proseguo del campionato. E penso che noi sia scattato qualcosa dopo la partita di Mogliano che ci ha fatto vincere poi la partita contro Reggio Emilia. Ecco. Ecco, tra l'altro anche lì una partita salvata alla fine, no? In questa mischia che c'è stata... praticamente ai 5 metri nostri con Mogliano, Francesco, per cui vuol dire il carattere, vuol dire tu sei aquilano, quindi come Rovigo hai una certa dose di carattere da mettere in piedi, sebbene la tua origine sia tarantina e pugliese. Ti sei ritrovato in questi principi? Io sì, mi sono molto ritrovato, anche perché da appena sono arrivato mi sono sentito molto parte del gruppo, mi sono sentito subito a mio agio e quando stai a tuo agio con il gruppo è molto più facile lottare e dare tutto te stesso per la squadra. Ecco, c'è una riflessione da fare. Pareggio, calcio di punizione per Vallo Rugby Emilia, loro decidono di giocare, quindi una sicurezza che poi l'hanno pagata cara. Come l'avete vista quella scelta? Ma non pensavo che... Nel frattempo volevo dire che c'è una zanzara, sì, che infatti, sta martoriando Leo Mantelli. Non pensavo che... Aspetta, no, continua, te lo uccido io qui. Vai, in diretta, via. Grazie. Non pensavo che calciassero, cioè che provassero a giocare. Ero convinto che si accontentassero del pareggio. E invece ci hanno sfidato e hanno perso, quindi... È una gran prova da parte nostra e forse a loro lì ci vuole un po' più di umiltà e capire che magari 2 punti erano già abbastanza. Per come si era svolto il match, sicuramente. Allora, tu Francesco, da bordo campo hai potuto vivere, no? Quello che erano gli sviluppi delle due panchine. Insomma, a un certo punto abbiamo visto Casellato che era quasi sulla linea dei 15. Dopo 3 minuti c'era Manghi che anche lui aveva praticamente invaso il campo. C'era adrenalina, immagino. C'era molta adrenalina. Se entrambe le panchine sentivano molto il match, erano molto accese. Per fortuna si sono contenuti, diciamo, perché a momenti invadevano il campo. Però anche questo forse è il bello di sentire così tanto il match e trasmettere questa voglia anche ai giocatori, diciamo. Ecco,
Francesco, si è parlato molto della mischia con il Mogliano, tra l'altro un Mogliano che ha battuto sonoramente Viadana, per cui insomma tanto scarsa sta squadra non è. Avete lavorato molto su ogni settimana in mischia, per cui insomma c'è stato qualche feedback che avete messo a frutto quello che non è andato bene probabilmente con Mogliano. Sì, diciamo che dopo la partita di Mogliano abbiamo fatto tutti quanti un bagno di umiltà e ci siamo rimessi a lavorare. Penso che i frutti si siano visti, adesso speriamo di continuare in crescendo e sempre pensando solo al lavoro e a far bene e a vincere. Ecco, Leo, tu hai detto che i calciatori vivono per quei momenti lì, no? Per cui io non sono calciatore e nessun altro qui dentro è calciatore, forse c'è qualche calciatore che ci sta ascoltando, ma raccontaci un po' in maniera abbastanza voglio dire breve i pensieri, i passaggi, quello che gira nella testa in quel momento lì. È una sensazione difficile da spiegare, perché sai che soprattutto in quel caso lì o pareggi o vinci una partita, quindi forse hai meno responsabilità, no? Nel senso che perdevamo eravamo meglio. Però insomma, da 4 due punti in questo momento qui in cui eravamo era fondamentale. Niente, secondo me più che il gesto tecnico che fai ogni giorno è proprio la confidenza con cui arrivi a quel calcio. Io durante tutta la partita avevo sbagliato solo un calcio in cui avevamo preso un palo, quindi avevo molta confidenza. E meno male che l'hai sbagliato, tra l'altro. Sì, infatti l'hai segnato. E quindi sono arrivato molto confidente e non avevo paura di sbagliare. Magari altre volte parti male dalla piazzola, sto dicendo, comunque non hai giocato una partita brillante e allora hai più paura di sbagliare quel calcio. Quindi secondo me è molto un problema di testa quando si affronta un tipo di situazione del genere. Comunque è andato tutto bene, tutto preciso, poi già comunque percepisci da come impatti l'ovale che il pallone andrà probabilmente nel campo. No, infatti quando colpisci il pallone sai già se è dentro o fuori, ma sì, questo in qualsiasi posizione del campo, certamente. Poi Come avete vissuto voi guardando Leo? Che non è semplice. Noi insomma eravamo un po' in fibrillazione. Io sinceramente non l'ho guardato, mi sono girato di spalle, poi ho sentito tutti quanti esultare e sono corso in campo perché l'arbitro ha fischiato la fine, anche perché forse sono un po' scaramantico, avevo un po' paura, quindi ho detto vabbè, mo mi giro, vediamo come va, e alla fine è andata bene per fortuna. Ecco Francesco, visto che sei il primo anno qui a Rovigo, c'era un giocatore che praticamente si inginocchiava dando le spalle al calciatore, un giocatore molto importante era Juan Cilegora, che era un mediano di mischia argentino che giocò qui per tanti anni, un idolo della tifoseria. Lui aveva praticamente lo stesso modus operandi durante i calci, sistematicamente si inginocchiava, dava le spalle all'H avversario e poi percepiva dai rumors del campo se il pallone era dentro oppure no. Facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta a Reggio Emilia, poi rientriamo, perché se non lo sapete ve lo dico adesso, sabato qui c'è la Coppa Europa ma c'è il derby col Petrarca Padova. Buon pomeriggio dallo stadio Mirabello di Reggio Emilia, quarto turno del campionato top 12 fra Valo Rugby Emilia e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Con il cambio di format cambiano anche le protagoniste del massimo campionato di top 12, la capoclassifica ospita la quinta, il pallone sarà difficile da gestire. Beh, chiaro, sarà difficile per Rovigo ma sarà difficile anche per Reggio Emilia, quindi probabilmente ci sarà un po' più di attenzione sul catch ball, cioè sulla ricezione, quindi non mani sempre fuori ad attaccare il pallone in ricezione, ma magari si usa il petto per essere più sicuri. Pippo Cadorini, il buco, forse placcato alto, Cadorini riesce ad andare in avanzamento, c'è un vantaggio proprio a Rovigo, muove con Leo Mantelli, stretta per la corsa di Matteo Ferro, messo giù dall'ex Matteo Mucignat, sono 5 gli ex, il kick di Mantelli stoppato da... giocando sotto vantaggio... Arriva intanto il calcio piazzato di Leo Mantelli sulle bandierine. Insomma, da più di 80 anni a sta parte. Ancora ultimo blocco, Matteo Canali non contesta Reggio. Pallone per Odiete, la prova lui. Mirko Mento lo mette giù, attenzione. Mucignat prova a mettere le mani, ma è ottima anche la pulizia da parte di Rovigo in questo caso. Alberto Chillona. Densissimi i reggiani vicino al punto incontro. Il pod rosso-blu, Matteo Canali a prendere l'ovale, a portarla avanti. Altro pod con Pavesi.
Brugnara e Matteo Ferro. Cestin di Pavesi, bravo Federico, Matteo Ferro e il pick and go del capitano. 7 metri dalla linea di meta, calcio di punizione in favore di Rovigo. Lasciati a disposizione degli avversari, però è anche vero che se puoi fare dei punti con un campo così è meglio farli, soprattutto fuori casa. Giocare un pallone in attacco, poi insomma, diciamo, alzare la testa e trovarsi 20-30 metri indietro non è mai buono dal punto di vista psicologico. Una Tucci da Rovigo in questo momento vinta non in maniera pulita, però si è riusciti a salvare un po' la baracca, e adesso Rovigo piano piano sta provando a rimettersi in movimento. Altro vantaggio rossoblu, problemi nel punto di incontro non si tolgono i giocatori di Reggio Emilia. Brugnara muove per Pavesi, attenzione Odiete, palla che scivola a Guido Barione, Gualafe, in realtà tutto fermo, si torna sul vantaggio precedente, ha provato a giocarla. È proprio a casa di chi in questo momento domina la classifica. Parte Leo Mantelli al piede, vediamo la trasformazione dell'apertura rosso-blu, arrivano altri 3 punti, Rovigo 9. Ma quindi attenzione, Rovigo difende a terra e cerca di essere performante non facendo il sacking ma mettendo pressione alla ricezione quando i giocatori di Reggio sono atterrati. Mirko Menta con l'ovale in mano, è un pack temibile quello di Reggio che sta andando oltre, attenzione, tutti. Vediamo meta, attendendo la conversione da parte di Gennari, vediamo se entra sulle bandierine, grande trasformazione da parte dell'ala di casa, per cui 9-7 per portare in vantaggio Valo Rugby Emilia. Stavolta non spreca, per cui Reggio Emilia in vantaggio per la prima volta in questo match. Dell'acqua di nuovo in coppia con Bassemino, adesso in seconda linea. Confermo Antonio, corretto, dentro dell'acqua per Duprez, ma il drive reggiano che prova a far strada nella metà campo rosso-blu. C'è un primo stop per Reggio. Reggio costretto a giocare da terra con Mirko Menta. Siamo appena oltre la metà campo del Rovigo. Si prova a Duplessis, sostenuto dell'acqua, gli scoppia l'ovale. Rovigo prova a giocare con Mantelli, apre tutto per la corsa di Guido Barion, converge l'estremo rosso-blu, riesce a restare in piedi, ancora va a puntare Mucignat. Attenzione le mani di Reggio su questo possesso rosso-blu, cambia il senso, il piede di Mantelli, Brugnara subito su Lucio Rodriguez, imbragato da Andrea Visentin e l'arrembante Denis Majstorovic. Si devono togliere dal punto d'incontro i placatori rosso-blu, tentativo di contro-rag da parte del Rovigo, scippiamo l'ovale, probabilmente è così, è calcio di punizione in favore della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Un placaggio non è performante, quindi giustamente era un momento in cui si poteva andarlo a cercare. Palo, attenzione, arriva la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, David Odiete prende il palo di Leo Mantelli, Reggio Emilia guarda, arriva il reggiano di Rovigo al toccato, in mezzo ai pali praticamente, e qui Rovigo dà la squadra di casa. Arriva anche la trasformazione di Leo Mantelli, per cui lievita il punteggio Rovigo 16. Se ne vede, si vede un giocatore entrare proprio. Calcio di punizione di Gennari, centrale sulle bandierine. Non è semplice, Gennari, la rincorsa al calcio dell'ala reggiana in fila l'H. Pareggio. La presa di Reggio, Mirko Menta con il pallone in mano. Siamo su l'area, nell'area centrale del campo. Reggio che vuole ottenere un fallo vista la capacità balistica di Gennari. Qua Mirko Menta prende lui il possesso, ancora gli avanti del Reggio, massima attenzione alla disciplina, massima attenzione alla disciplina. Jacques Momberg preso per il collo, questo è assolutamente una cosa che un arbitro dovrebbe vedere davanti a lui, un giocatore preso per il collo e tirato dalla propria parte. Insomma, adesso non è che stiamo andando a cercare il pelo nell'uovo, però insomma ci sono delle cose che vanno, cioè le prese al collo nel gioco sono valutate sempre in maniera importante, e qui insomma sembrava un Ogoshi del judo. Bordonaro, siamo sulla linea dei 10 metri in territorio rosso-blu, tutti i vari pick and go, tentativo di contro-rack di Rovigo non riuscita, pallone ancora su Mirko Menta che la sposta
su un compagno, pesta sui piedi Giovanic che a bloccare l'avanzamento reggiano. Serve calma, serve tranquillità, serve soprattutto disciplina. E qui ci sono le mani, e qui ci sono le mani di Rovigo. Bravissimo Lubian. Edo Lubian, ma il regolamento concede a tutti e due le squadre di continuare a giocare. Halvorsen l'ha presa. Edo Lubian. Jacques Momberg, il raggruppato penetrante di Rovigo. C'è l'avanzamento, si sta entrando dentro i 22 Rovigo. Ancora il pacchetto, forse c'è entrata laterale a parte di Amenta. Tutto regolare per l'arbitro. Si organizza ancora il pack rosso-blu, c'è la prima difesa, non riescono a metterli a terra. Adesso isolato Edo Lubian, arriva il rinforzo a parte di Denis Majstorovic. Palla a terra, vediamo cosa decide Rovigo di fare. Jacques Momberg resta in piedi, serve il sostegno su Jacques. Tentativo da parte di Reggio Emilia di soffiare l'ovale. Calcio di punizione per Rovigo, calcio di punizione per Rovigo. Altro. No, parliamo di Leo Mantelli. Arriva il calcio di Leo Mantelli. Mette sulle bandierine. La Femmice Z Rugby Rovigo Delta espugna il Mirabello e vince questa sfida importantissima contro il Valo Rugby Emilia e porta a casa una vittoria che sa di umore, sa di positività, sa di fiducia. Un grande match vinto alla fine. Bentornati in studio, Rugby House con Leo Mantelli e Francesco Rossi. C'è da dire che questa giornata di Top 12 ha messo in luce un'alternanza di risultati e una non sicurezza di score finali che comunque pone dei quesiti e delle riflessioni interessanti su questo campionato. Non tutto è scontato, Leo. No, quest'anno più che mai penso che il campionato sia equilibratissimo, non c'è più una squadra materasso, come si dice. Forse magari Valsugana ancora non la vedo in pari con le altre, però insomma è anche il fatto Calvisano che perde, penso dopo 4 anni ha perso una partita in casa e due di fila, due partite di fila. Sandonà che settimana prima vince con Calvisano, poi perde con la Lazio. Viadana che perde a Mogliano, insomma Padova che contro Verona non fa il bonus in casa, insomma è veramente stranissimo, però forse è anche più bello perché non ogni partita insomma devi lottarla fino in fondo e questo secondo me sicuramente innalzerà il livello di tutto il campionato e che, quindi è una cosa molto importante. C'è avuto l'interesse, nel senso che se non c'è una squadra che è in fuga e che ammazza il campionato, questa alternanza di posizione in classifica aumenta decisamente. Francesco, è il tuo primo anno di top 12, eccellenze, quello che è. C'è un salto? Rispetto sì, alla Serie A? Sì, sì, rispetto alla Serie A il livello è molto, molto più alto e ho sentito subito la differenza quando sono arrivato qua e giocavo contro le persone che prima guardavo nelle partite in streaming. Era come, è stato molto stimolante e anche le prime settimane per adattarmi al livello è stato abbastanza dura, però c'è, sì, c'è tanta differenza. Ecco, tu tra l'altro sei arrivato insieme a Marcello praticamente verso fine sessione di mercato, no? È stato un colpo di mercato così nelle ultime settimane, però so che nella tua storia c'è stata una possibilità che tu sbagliassi sponda dell'Adige e da ragazzo lungimirante quale sei hai detto io no, non ci vado, è vero? Sì, quando appena uscito dall'Under 18 ci sono state delle possibilità di andare a giocare al Petrarca, ma fortunatamente posso dire adesso scelto andare a giocare all'Aquila che poi mi ha portato qui a Rovigo. Ecco, bene, com'è stato il tuo arrivo qui, l'ambientamento? Il mio arrivo è stato molto tranquillo in realtà, mi sono ambientato subito sia con il gruppo che con la città, sono stati tutti molto disponibili nei miei confronti e mi sono trovato molto bene fin da subito. E tra l'altro, ricordavamo prima, tu sei tarantino, non sei aquilano, per cui una città in cui il rugby non è che abbia grandissime, profondissime radici. Sì, sì, sono tarantino e io diciamo che sono riuscito a emergere tramite l'Accademia Benevento. E anche non c'è una grande realtà giù, c'è una squadra che fa la Serie C e le giovanili, quindi non c'è solo il campionato regionale che diciamo non sì, può mettere in luce i ragazzi. Sì, infatti. Tra l'altro Taranto, però se non ricordo male, è lo stesso colore di Rovigo, no? Sì, sì, rosso-blu. Ecco, mi sono adattato subito. Ecco, vedi, per quello che hai detto no al Petrarca. Leo, è sempre difficile cominciare qui a Rovigo. Ogni stagione, ogni inizio stagione. No, mai
sono abituato. Comunque, sì, ogni anno non lo so, è forse troppe pressioni, troppe responsabilità che si mettono sulla squadra che nelle altre parti dell'Italia non hanno, e quindi c'è sempre una difficoltà a partire. E poi non si parlo dalle persone fuori dalla squadra, cioè non si guarda mai la squadra, l'avversario, cioè l'avversario non esiste, sei tu, esatto, cioè, e devi vincere tutto, esatto, quindi magari a volte si ha anche una valutazione sbagliata dell'avversario, perché comunque Mogliano, che doveva essere per noi un flop settimana scorsa, poi alla fine ha vinto in casa con Viadana, che per tutto rispetto è una squadra. Quindi prima di, insomma, di dare valutazione, bisognerebbe prima guardare e vedere le squadre, gli avversari che andiamo a affrontare. Ecco, l'anno scorso l'inizio, no, di una nuova epoca, numero 10, vediamo, non vediamo, poi 93% il piede. Comunque ogni anno è un reset, è un ripartire, voglio dire. Sì, no, infatti, ma da una parte è anche giusto, perché comunque ogni anno ti devi rimettere in discussione, ogni anno niente è regalato, e questo è giustissimo. E quindi, insomma, mi sto impegnando, sto lavorando tanto per far sì di tornare allo stesso livello con cui avevo finito la stagione l'anno scorso, e piano piano spero di arrivarci. Ecco, bene, anzi, Francesco, nel pre-season ti sei messo subito in luce, tra l'altro hai segnato quasi subito, non alla prima, forse alla seconda amichevole, se non ricordo male, o la terza, comunque in pre-season mi ricordo che hai segnato. Come tipo di pilone, no? Che tipo di giocatore sei? O come ti piace definirti? Boh, a me piace, diciamo, sia fare la lotta nei punti d'incontro, in mischia o nelle molche, correre per il campo, palla in mano, spostarmi, quindi cerco di essere un giocatore a 360 gradi, o perlomeno ci provo. Poi non... La meta mi pare di averla segnata contro Valsugana, al torneo che abbiamo fatto. Quindi è la terza torneo amichevole. Sì. Ecco, vedi. No, cerco di muovermi in mezzo al campo, di essere dinamico. Sì, più o meno. Ti proponi fuori, non dipende dalla responsabilità di portare avanti la palla, quindi insomma questo... Ah sì, sì, cioè ci provo, cerco di, diciamo, rompere la linea in modo di facilitare il gioco poi ai tre quarti, per cercare di segnare fuori. Giustamente, insomma. E allora, sabato c'è il derby col Petrarca, non lo possiamo definire derby d'Italia perché è Coppa, per cui noi derby d'Italia li teniamo solo per quanto riguarda il campionato di top 12 e di eccellenze, Super Ten, quello che è stato in passato. È ovvio che la Coppa Europa quest'anno dà una visione diversa, nel senso che potenzialmente raggiungere la Challenge il prossimo anno è molto più semplice rispetto a prima. E questo è un obiettivo che, insomma, rivedere nella stagione 2019-20 team di un certo spessore del Battaglini, per i tifosi sarebbe una grande possibilità. Voi come la state vivendo? No, infatti anche Umberto ci ha precisato che è importante vincere sabato. Importante vincere sabato, è importante vincere a Padova e in Belgio, perché l'obiettivo quest'anno non è solo quello di vincere lo scudetto, ma è anche quello di arrivare di vincere in... lo scudetto. Se è Rovigo c'è gente che si tocca, prende il ferro, fa di tutto, insomma, va bene. E anche quello di cercare di arrivare in Challenge Cup, quindi nessuna partita, magari se gli altri anni era banco di prova per magari per giocatori che avevano avuto meno spazio, quest'anno insomma sarà sicuramente un'altra tappa fondamentale del nostro cammino, anche perché dicevamo già le scorse settimane che comunque il gioco, questa nuova proposta di gioco di Umberto va assimilata cammin facendo settimana dopo settimana, per cui c'è anche bisogno di giocare e prendersi più minuti possibili. E l'Europa tra l'altro propone anche degli introiti economici che sono importanti ad ogni vittoria, per cui penso che anche la società vi sia vicina da questo punto di vista, e ricordarvi che è importante portare a casa il risultato. Cosa c'è nella tua testa, Francesco, pensando al derby di 2-3 settimane fa e alla prossima partita? Che aspetti ci sono lì pendenti? Senti, personalmente io mi sento abbastanza carico, anche voglio rivendicare la,
la sconfitta, diciamo, che abbiamo subito a Padova, quindi con il favore del pubblico di casa e tutta la squadra bella carica, io penso solo a vincere, a fare la lotta per 80 minuti fino al fischio finale. Poi adesso sono chiacchiere, vero? Esatto. In questi casi le chiacchiere stanno a zero. Scendi sul campo, 80 minuti di lotta e poi chi fa la lotta meglio vince in genere. Ovviamente. E allora, Leo, c'è questo nuovo sistema di gioco, no? che propone Umberto, che spinge a muovere tanto la palla, continuità diretta, per cui sei anche molto più coinvolto nel gioco, diciamo, alla mano, chiamiamo così, rispetto all'uso del piede dell'anno scorso. Cosa è cambiato dentro di te? Come stai vivendo questo cambiamento? No, sicuramente sono contento perché è un gioco che, come hai già detto tu, mi coinvolge di più, palla in mano. Quindi è importante per me, così mi fa anche più vedere dei lati del mio giocatore che magari si erano visti meno gli altri anni. E quindi sono contento. E sicuramente dobbiamo comunque sì ancora assimilarlo bene e soprattutto non dobbiamo confonderlo con il giocare senza testa, nel senso, comunque siamo stati bravi soprattutto tipo contro Reggio Emilia, che in condizioni di tempo con pioggia siamo stati bravi a tornare magari un po' indietro, magari non fare un bel gioco, ma a fare quello che ci è servito per portare avanti a casa la partita. Quindi sì, va bene giocare, ma con testa, insomma, in base alla situazione, in base alla partita, in base all'avversario. Ecco. Si è usato molto più il piede sabato scorso, molti più box, molto... Sì, perché insomma loro difendevano bene, non c'erano molti spazi per giocare, poi ha piovuto dal primo minuto all'80esimo, quindi era anche difficile spostare la palla. Sì, siamo un po' tornati sul gioco un pochino più basico, diciamo, ma che è sempre efficace. Ecco. Francesco, analizzando dal punto di vista tecnico il tuo lavoro, il lavoro della Mischia, quali sono le cose che ti hanno sorpreso in questa esperienza, Rovigo, nel lavoro specifico del vostro reparto? Sinceramente la prima cosa è il cambio di ruolo, perché io fino all'anno scorso giocavo a destra, invece quest'anno sto giocando a sinistra e ho cercato di adattarmi subito si lavora tanto insieme, si lavora tanto Mischia contro Mischia, cerchiamo di curare il minimo particolare che poi ci dà una mano in più durante la partita, perché riusciamo a gestire magari delle situazioni diverse. Ma è vero che da destra a sinistra sembra un altro sport quasi? O? Sì, è totalmente un altro sport. Io ci ho impiegato 3-4 anni per riuscire a trovare le mie misure a destra. Sono stato sbalzato in un mondo parallelo e totalmente diverso rispetto a quello a cui ero abituato prima. Quindi preferisci? Preferisco adesso, per adesso destra, perché è ancora più facile per me. Perché ancora non mi sto adattando sia a livello del campionato che a giocare come pilone sinistro, quindi piano piano. Però anche a sinistra mi sto trovando molto bene, poi ho compagni di reparto molto, molto esperti che mi aiutano in allenamento, mi danno piccoli suggerimenti o comunque mi aiutano per migliorarmi. E... Tipo, faccio un esempio di un suggerimento che ti ha dato qualcuno. Non so, tipo Righi Brugnara. Due settimane fa, dopo la partita contro la Lazio, mi ricordo che in Mischia non riuscivo a trovare bene la mia posizione, quindi mi sono fermato con Ricky e Nico D'Amico e mi hanno spiegato, mi hanno aiutato a trovare bene la posizione, a sbilanciarmi come si deve, a nascondermi sotto il tallonatore. Ma questi sono solo piccoli episodi, ce ne sono stati tanti altri con Julien, che mi dava una mano con la legatura, o con Edo Lubian, che mi aiuta durante il preset della Mischia, e sono tutti sempre molto disponibili e pronti ad aiutare. Beh, per uno sviluppo tu di carriera, però, essere, diciamo, sia destro che sinistro non è poi così male, no? Visto che la giovane età, voglio dire, un pilone si forma in questi anni, non è che si chieda a un pilone a 20 anni di essere già totalmente performante. Ah, sì, è molto... Per il futuro penso sarà meglio, però per adesso mi concentro a giocare, mi vogliono far giocare a destra, mi concentro al 100% a giocare a destra, è la stessa cosa a sinistra, sempre con la testa
al massimo per dare il meglio per la squadra. Sei uno concreto tu, Francesco, non è che stai troppo lì a guardare le sfumature, no? No, no, se mi dicono di fare una cosa devo farla al massimo, sì, punto. Leo, allora, tu arrivi da un'estate in cui hai avuto anche un'esperienza con la Benetton, com'è andata? Abbiamo parlato anche con Ricky quando è venuto qui a trovarci, per cui insomma... No, mi è servito tanto perché insomma lì c'è uno step in più, forse anche qualche step in più rispetto al nostro campionato, e già solo allenarsi mi ha fatto veramente bene. Qual è la cosa che ti ha fatto capire magari in cui in quel momento, in quella situazione, hai detto Leo, forse qui dobbiamo migliorare un po'? Ma secondo me migliorare la condizione fisico-atletico. Quindi il famoso fitness di cui si parla tantissimo. Sì, secondo me quello è alla fine l'aspetto più importante. E comunque anche il gesto tecnico viene richiesto alla perfezione, ecco. Però secondo me la condizione fisico-atletica è la parte più importante di quel livello. Ecco, ecco, tra l'altro c'è un gesto tecnico tuo sabato scorso che non ricordavo che tu avessi fatto Rovigo, che hai procurato un tenuto praticamente nei nostri Redi 22. Insomma, la cosa è stata molto bella. Insomma, anche sintomo di una massima concentrazione, una massima volontà di portare a casa questo match. Sì, no, no. Poi sono stato aiutato da Teo Ferro. Ogni tanto, nonostante sia un 10, devo mettere la testa bassa e lavorare, insomma, insieme agli altri compagni di squadra, non sempre magari stare fuori. Ma è un click mentale, cioè magari c'è un momento in cui ti viene, altri, no, non sto parlando di te Leo, proprio dico nella tua posizione in campo, lì si doveva fare e tu hai capito che dovevi fare quel gesto tecnico. Sì, altre sì, volte sì. Magari uno tergiversa un po' di più, aspetta un po' di più, sì. Può essere qualcosa del genere? Sì, secondo me è proprio la fame che avevamo in quella partita specifica, proprio... Magari a volte, magari in un altro momento forse non l'avrei fatto, però la fame, la voglia di portare a casa quella partita lì mi è scattato dentro di me di fare quel gesto tecnico in quel momento. E d'ora in avanti lo farò ogni volta che sarà possibile, ecco. Ecco, quindi una promessa, abbiamo anche detto che l'obiettivo è lo scudetto, va a pulire punti d'incontro e va a contestare breakdown, l'ha detto pubblicamente, per cui avete la possibilità poi di scrivere e dire quello che volete, insomma Leo è abituato a questo punto, da questo punto di vista. Ecco, avevi detto sui giornali che facevi serata con Lucio, ma mai detto che poi hai evitato? No, ho evitato perché ho un esame in questi giorni e quindi... preferito tornare a casa e studiare. E studiare. Benissimo. Allora, Leo, parlaci dell'SRL, visto che il tuo esame è economia aziendale. Cos'è l'SRL? No, lo farò solo davanti al professore. Guarda, io una cattedra in questo momento non posso farlo. Ma vabbè, insomma, non scherzo. In bocca al lupo ovviamente per l'esame. È sempre bello sapere grazie. Che i ragazzi portano avanti entrambe le strade, quello dello sport e quello... appunto dello studio. Allora, Francesco, diciamo della tua storia tarantina, ma c'è comunque la tua esperienza dell'Aquila, no? Che l'Aquila ha tantissimi principi, tantissime caratteristiche uguali a Rovigo, per cui diciamo che il salto, come hai già affermato, non è stato così lungo, così insomma diverso. C'è da dire che però l'Aquila vive una situazione veramente strana. Sì, perché adesso c'è questa nuova franchigia che sta disputando il campionato di Serie A, si sono unite varie società, quindi per adesso è un po' strana come situazione, perché tante piccole realtà adesso si sono unite in un'unica, come forse avrebbero dovuto fare tanto tempo addietro. Come hai vissuto l'anno scorso? L'anno scorso noi siamo partiti sfavoritissimi perché avevamo una rosa di 23-25 giocatori. La prima partita non l'abbiamo disputata perché appunto c'era una disputa per dei cartellini con la polisportiva, l'Aquila Rugby. Quindi la prima partita l'abbiamo saltata e la seconda partita abbiamo giocato subito il derby con la Gran Sasso, il derby cittadino, nel campo di Villa Sant'Angelo, in casa della Gran Sasso. E tutti ci davano per spacciati perché abbiamo iniziato la preparazione atletica con un mese di ritardo, con una rosa di 25 giocatori.
dopo aver disputato l'anno prima la finale per risalire all'epoca Eccellenza. Coi Medicei, no? Coi Medicei, tutti si aspettavano un grande flop perché metà squadra aveva abbandonato, diciamo, l'Aquila ed è andata a giocare altrove. E invece me lo ricordo ancora quel giorno, abbiamo lottato veramente come dei leoni perché per l'orgoglio, per la maglia, non so neanche spiegartelo per quale motivo. E alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita. C'è qualcosa di magico in quella città per quanto riguarda il rugby? Sì, c'è tanta, tanta storia, lo senti proprio, quando, come quando indossi la maglia del Rovigo, che ci sono delle cose importanti dietro, delle cose per cui vale la pena di lottare, di scendere in campo e onorare la maglia. Ecco, tu parlavi prima dei tuoi primi giorni qui a Rovigo, le prime amichevoli, le prime partite, dici c'erano giocatori che vedevo solo in streaming, praticamente adesso li affronto. Qual è mentalmente la sensazione che tu hai? Guarda, all'inizio ero molto, diciamo, titubante, avevo un po' di ansia prima delle partite. Adesso invece sto cercando di concentrarmi, di lavorare sempre di più in settimana per arrivare alla partita rilassato e sapere che devo scendere in campo e fare il meglio per la squadra. Ecco, tra l'altro, diciamo, tu arrivi da una zona come Taranto in cui il rugby non c'è, per cui è curioso capire come ti sei approcciato a questo sport. Mi sono approcciato a questo sport tramite mio zio, che all'epoca giocava ancora a rugby, quindi mi ha portato al campo con gli altri ragazzini, ho iniziato piano piano a giocare a rugby. E poi a 16 anni mi è arrivata la convocazione per l'Accademia Zonale, poi dopo l'Accademia sono andato all'Aquila, che all'epoca era ancora in Eccellenza. E poi sono stato 3 anni all'Aquila, 3 anni stupendi, e adesso qui a Rovigo. E nel frattempo allenavi anche all'Aquila i ragazzini di un'altra società, Aquilana? Sì, allenavo i ragazzini di Rugby Experience e sono stato coinvolto in questo progetto da Alessandro Cialone, che è stato anche il mio capitano all'Aquila Rugby. E tramite questa società di ragazzini ho conosciuto un sacco di persone fantastiche, ho stretto un sacco di legami stupendi con un sacco di persone da tutta la città e da tutta l'Italia, perché poi siamo andati anche in giro per l'Italia a fare tornei. È stato molto bello, un'esperienza fantastica. Ecco, Leo, tu arrivi in una città come Prato, poi insomma fai Parma, no, l'Accademia, e poi arrivi qua a Rovigo. Tanto cos'è, la quarta stagione che fai? Tu a dicembre fai 22 anni. 22 anni e 4 anni sono Rovigo. Sei un veterano ormai, Il Leo Mantelli 18enne dal Leo Mantelli quasi 22enne, come è cambiato? Cambiato intanto, ma sia come giocatore, come persona, e sicuramente ho acquistato un peso diverso all'interno della squadra, e giusto così, insomma. Quindi no, sono contento, sono veramente contento di quello che ho fatto e voglio fare tanto altro per questa squadra. L'ha detto, ripetiamo, va a pulire le rack, va a contendere, vuol portare lo scudetto. Ripetiamo, giusto, no? Che così ci ricordiamo tutto. Però l'SRL non ci vuol dire cosa sia. Leo, ci sono un po' di domande per te, due nello specifico. Jimmy, buongiorno Leonardo. I drop sono spesso determinanti, specie per spegnere gli avversari nell'animo. Ne sappiamo qualcosa in negativo nel recente passato ed in positivo nel passato più remoto. Non ritiene, ti dà anche del lei, quindi massimo rispetto, che questo fondamentale debba essere maggiormente curato in fase di preparazione specifica, sia nella costruzione sia nell'esecuzione. La squadra di quest'anno e il suo talento, continua a darti del lei, mi sembrano favorevoli anche a questo importante strumento. Grazie, grazie a te Jimmy per la domanda. Grazie Jimmy. Sì, no, è un aspetto importante su cui lavoro e su cui dobbiamo ancora comunque lavorare come squadra, ma non ovviamente il gesto tecnico è una cosa che riguarda me, però il come arrivare a fare un drop dobbiamo ancora lavorarlo, sono sincero, non abbiamo ancora lavorato. L'anno scorso ho fatto un drop contro le Fiamme Oro, se non mi sbaglio, sì, uno solo, sicuramente... Ci hai provato sabato scorso? Sì, sabato scorso avevo il vantaggio, quindi ho detto beh, provo. E sicuramente se ci sarà bisogno in futuro mi farò trovare pronto, ecco. Poi Luigi, ciao Leonardo, sei sulla buona strada nei calci piazzati e nei drop sei strepitoso, ricordati sempre nell'occasione di fare il grabber o calcio passaggio, i miei idoli erano Stefano Bettarello e Dan Carter e nella mia lista ci sei anche tu.
Ti ringrazio, grazie a te. Giusto, leggero, no? Guardi, no, i paragoni semplici. Grazie, sono veramente onorato. E, niente, e, insomma, Luigi ci è andato più sì, peso, dai. Sì, dai. E, però è bello che sia sì, così. No, sicuramente è una cosa bellissima. Essere un modello per un ragazzo è sempre sempre una cosa bellissima, mi rende veramente onorato. Guarda, non ho le parole per risponderti, quindi grazie. Siamo alla fine di Rugby House, sabato ore 15, attenzione, ore 15, prima partita di Continental Shield qui al Tempio con lo stadio Mario Battaglini contro l'Argos Petrarca Padova, partita da vincere, l'hanno detto i ragazzi, lo dice la società, in fondo diciamo anche noi e tutti i supporters vorranno dare il loro contributo per questo derby contro Petrarca, che sia Coppa Europa, Coppa Italia, Coppa del Nonno, è sempre un derby. Grazie Leo per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Francesco. Grazie, grazie mille. Noi ci vediamo sabato, ore 15, qui col Petrarca Padova. Buonanotte.